si stanno predisponendo per un altro pezzo, dopodiché partirà un po' la seconda parte della serata. Questo è stato un prologo davvero importante, davvero significativo, che apre un po' queste manifestazioni che da stasera fino a domenica caratterizzeranno un po' la vita culturale, la vita sociale di Francavilla. La banda è un po' scalmanata, non... Allora, siete pronti perché i fans, i vostri sostenitori vi vogliono ascoltare almeno un altro po'. Allora, siamo pronti? Tra l'altro salutiamo il maestro Pisani che è in prima fila, io ho cercato anche in questo caso di corromperlo ma non ci sono riuscito, però insomma, apprezziamo assolutamente la sua presenza qui questa sera. Allora forse sono pronti, vediamo se riusciamo a godere di un altro momento di musica. Attenzione! Ulteriore marcia musicale. Allora, come dicevo, sta per iniziare la seconda parte, quindi chiamerei un po' un altro gruppo musicale, questa volta composto da Vincenzo Ferraioli, da Marilisa Fortunato e da Milena Rosato, che ovviamente ci faranno compagnia e saranno la base musicale, ecco, di questa serata. Allora, vediamo se riusciamo a fare un altro applauso per questi bravissimi artisti di Francavilla, sono davvero grandi. Ecco, ci sono dei fans sfegatati. Allora, ancora tra qualche minuto sicuramente sarà il vostro turno. Allora, io direi per iniziare nel migliore dei modi la serata, che è stata assolutamente avviata nel modo migliore appunto dall'associazione Amici della Musica Salvatore Pisani, io chiederei che la presidente dell'associazione La Forgia del Sin, di questo sodalizio nato in questi mesi, in queste ultime settimane, chiederei alla signora Tania Pisani che si fa il segno della croce, ma voglio dire ma è una persona splendida, è una persona speciale, io ho avuto davvero il privilegio di conoscerla, c'è il microfono sulla poltrona, dicevo ho avuto il privilegio di conoscerla e so che sa parlare bene, si destreggia alla grande anche nei momenti pubblici. Allora io darei la parola alla neopresidente di questa associazione, poi vi do anche un po' il menu della serata, almeno una parte di questo menu, poi così preparo gli altri ospiti, chiameremo poi una rappresentanza dell'amministrazione comunale che davvero con grande sensibilità ha seguito il nostro lavoro in queste settimane, quindi siamo davvero lieti di avere due assessori che conoscete benissimo, ovviamente l'assessore Romano Cupparo, che tra l'altro è un caro amico, e l'assessore Carmelo Lofiego. Anche loro porteranno un saluto a questo avvio di manifestazioni, un po' il battesimo anche del nostro sodalizio, dopodiché cominceremo ad invitare un po' altri ospiti che parleranno in particolare della banda, perché questa serata noi l'abbiamo immaginata dedicata a questo straordinario
movimento bandistico che dura da oltre un secolo, quindi davvero qualcosa di grande che assolutamente andava sottolineato. Poi chiaramente ci saranno degli intervalli musicali e parleremo poi anche d'altro, cercheremo di allargare un po' il discorso, parleremo anche un po' della storia di Francavilla. Però io darei a questo punto la parola alla Presidente, ad una donna, no? Quindi a dimostrazione che le donne poi sono brave, si sanno valere, tra l'altro in questa associazione, cioè il problema non sono le quote rosa, ma sono le quote azzurre, perché ci sono tantissime donne, a dimostrazione che a Francavilla, ma in tanti paesi, c'è una grande, straordinaria energia da parte delle donne. Presidente, è così. Buonasera a tutti. Un applauso. Vi ringrazio a nome dell'associazione in cui sono orgogliosa di appartenere. Direttore, grazie, ma il segno di croce me lo faccio perché speriamo bene. È benaugurante. Certamente. Questa associazione è nata così, ci siamo riuniti una sera e abbiamo deciso di fare un qualcosa per Francavilla. Lo so che ce ne sono tante associazioni e noi ci uniamo alle altre che fanno tutti i giorni un ottimo lavoro, perché alcuni mi hanno chiesto, direttore, perché la forgia del Sinni. Noi abbiamo avuto parecchi forgiari qui a Francavilla, allora nel loro nome, ad esempio ne nomino uno che l'ho visto da quando ero piccola, Policarpo Cupparo, che sicuramente tutti conoscerete, Zcampetel, Zcarpucci Campetel, e io mi ricordo che andavo nella sua forgia a guardare il suo operato. Questi uomini vanno valorizzati perché ne abbiamo un pochino dimenticato i loro sacrifici, ci hanno cresciuto le loro famiglie, quindi per questo ci chiamiamo Forgia del Sinni, perché poi la forgia, i forgiari praticamente modellano, costruiscono, quindi noi cerchiamo di costruire qualcosa per la nostra Francavilla e non solo, perché abbiamo persone anche al di fuori, le abbiamo contattate, sono venuti e sono vogliamo fare con l'aiuto di tutti, perché è aperto a tutti, tutte le fasce d'età, ai più piccoli fino a 90 anni, infatti abbiamo di più anche, di 90 anni. Sì, abbiamo anche persone che domani sera, spero che ci sarete a San Giuseppe, parteciperanno a questa, come lo vogliamo chiamare, un ricordo del tempo passato, e ci sono persone anziane che vogliono, ci sostengono, quindi spero che verrete tutti e apriremo altri stand, però solo dolci. Stasera vi abbiamo deliziato con la pasta all'arrabbiata e con la trippa e fagioli, con un buon vino, però domani sera parleremo di dolci. Ecco, Tania diceva una cosa importante, un po' la riscoperta storica anche di personaggi che magari non faranno parte della storia internazionale, della storia nazionale, ma sono davvero importanti per la nostra storia locale. E davvero storici affermati dicono che non esiste la storia di serie A e la storia di serie B, c'è la storia. E appunto in questo sforzo di valorizzare questi personaggi insieme all'associazione, che poi troveremo il modo di farvi conoscere un po' tutti i rappresentanti del sodalizio, abbiamo ad esempio valorizzato una figura particolare davvero dal grande significato, il passatore, zio Pietro, questo grazie ad Antonio Capuano che ha scritto dei libri straordinari. Noi abbiamo anche litigato in associazione perché come chiamare il premio, lo chiamiamo intitolandolo alla città, troviamo magari un nome, un inglesismo, no? Vanno di moda in questi tempi trovare magari un titolo che possa far breccia facilmente e velocemente. Però abbiamo pensato che il premio, ecco, Don Franco Lacanna, se per una volta vi ospitiamo noi, no? E voi ci avete ospitato per 2 mesi, anche se la piazza ovviamente non è dell'associazione, però idealmente in questa occasione
diciamo noi, al parroco di guadagnare la prima fila c'è un posto, potremmo dire che l'abbiamo conservato, non è così, è casuale, però al massimo sarebbe stata la seconda fila. Un applauso al nostro parroco. Allora dicevamo, e cerchiamo anche un po' di recuperare, diciamo questa figura particolare, il passatore, una persona che nei momenti di piena, perché il Sinni era pieno, era più gonfio rispetto a come adesso, permetteva alle persone, anche alle merci, di passare da una parte all'altra. Tra l'altro non vi erano nemmeno i ponti nel periodo in cui il passatore operava, e quindi abbiamo deciso simbolicamente di dedicare a questa figura, magari anche poco nota, poco conosciuta nella stessa Francavilla, il premio, perché davvero poi avremo modo di dirlo bene e di evidenziare bene questi concetti. Lui veramente ci rappresenta, no? È una persona che permette di passare da una parte all'altra, si fa con le proprie energie, con i propri sforzi, e cerca di aiutare gli altri. Questo è un po' il sentimento e la passione, insomma, ecco, che zio Pietro metteva tanti anni fa. Tra l'altro domani sera chi verrà in piazza San Giuseppe vedrà una bellissima fotografia recuperata dalla Presidente, in cui si vede questo zio Pietro, quindi avremo modo anche così di conoscerlo, di vederlo proprio in una foto, ovviamente un po' ingiallita dal tempo, ma davvero di grandissimo effetto. Allora Presidente, noi questa sera abbiamo tantissime cose da dire. Ti chiederei, hai detto insomma, ecco, le motivazioni dell'associazione, vogliamo aggiungere qualcos'altro? Dobbiamo ringraziare tante persone, nel corso della serata lo faremo, tra l'altro avremo anche domani e dopodomani di tempo, no, perché sicuramente dimenticheremo qualcuno. E però ecco, vuoi aggiungere, mi piacerebbe che raccontassi brevemente quello che è successo in questi giorni, persone che si sono svegliate alle 4 di notte per mettere a posto, ecco, racconta un po' la passione che ha spinto tante persone a mettersi insieme intorno a questa bella iniziativa. No, perché Francavilla sono operosi, allora prendere un'iniziativa è difficile, ma una volta che l'hanno presa poi danno anima e corpo. Ieri sera, mentre facevamo le prove a San Giuseppe, ad un certo punto, dopo che abbiamo finito, si è assunta, che io ringrazio, alla moglie di un soldato che conosciamo tutti, ci ha fatto il caffè, proprio perché loro, infatti, mi hanno chiesto: ma quando venite? Domani saremo da loro, e li voglio ringraziare. Voglio ringraziare anche gli assessori che ci sono stati vicini, Don Franco che l'ho tartassato ogni mattina buongiorno per il messaggio, per farci aprire la canonica, ma poi ci sono tutti da quello che ci ha addobbato il palco, il fioraio, ma poi li citeremo. Allora io direi così, Tania, magari poi alla fine potrai ritornare sul palco, perché tu sei la padrona di casa di questa iniziativa, insieme a tanti giovani e non giovani, perché voglio dire, non bisogna essere giovani per forza per fare delle cose buone, assolutamente, no? Unire le generazioni è qualcosa davvero di importante, e nell'associazione La Forgia del Sinni questo miracolo succede un po' tutti i giorni. Allora Presidente, noi ti salutiamo. Prendo il microfono, ti saluto, fategli un applauso davvero meritato a lei, ma a tutti quanti hanno collaborato a questa iniziativa. E a questo punto chiamerei sul palco i due amministratori presenti qui in piazza per un saluto ufficiale, perché abbiamo davvero gradito la loro presenza. Tra l'altro sono venuti a trovarci anche nelle settimane scorse, perché chiaramente con loro abbiamo fatto il punto della situazione. Quindi stanno per salire sul palco, gli faremo una domanda a testa, dopodiché entreremo proprio nel vivo di questa serata, che sarà una serata davvero particolare, una serata in cui il cuore e la memoria la faranno da padrona. Allora io partirei dall'assessore Romano Cupparo, gli darei il microfono per un saluto, e se possibile, questa domanda vale anche per
l'altro assessore, per l'assessore Lofiego. Ecco, com'è andata un po' l'estate? L'estate sta finendo, dicevano i Righeira. Ecco, com'è stata vissuta qui a Francavilla? Prego, assessore. Grazie Mario, io innanzitutto voglio salutarti e consentitemi di farlo a Francavilla, perché io Mario Lamboglia lo conosco da anni, quindi c'è un'amicizia antica, e vederlo qui a Francavilla a battesimo di questa associazione che nasce, che è la Forgia del Sinni, dove saluto il presidente e tutti i componenti dell'associazione e gli faccio i più auguri, gli auguri più profondi per un futuro veramente pieno di soddisfazione, che possano insieme alle altre associazioni portare avanti quelle radici, quelle cose perdute della nostra comunità. Quindi è una cosa che veramente mi fa piacere, e per quanto riguarda noi amministrazione gli staremo vicini. Cercheremo anche di fare un coordinamento di tutte le associazioni, perché voglio dire, noi poc'anzi lei caro Mario diceva come è andato questo vostro francavillese. Questa volta, quest'anno, scusate il bisticcio di parole, abbiamo fatto un esperimento, consumando poco, grazie all'associazionismo, grazie a queste anime che ci sono a Francavilla che vogliono portare un loro contributo attivo, possono rendere felice la nostra comunità. Quindi non importa che arriva il nome di livello, come la Regione Basilicata ha fatto, e su questi, in questi giorni potete vedere sui giornali le critiche che sono state consumate, cioè non serve che arriva il personaggio di turno per buttare 30.000 euro. Noi abbiamo dimostrato come amministrazione, ma è stato l'intento di tutta la Giunta affrontare con pochi soldi veramente qualche cosa, grazie soprattutto alle varie associazioni che hanno reso un cartellone quantomeno divertente per la nostra comunità. Per quanto mi riguarda, io porto il saluto del sindaco e dell'intera amministrazione, siamo a disposizione per affrontare qualsiasi tipo di ragionamento e possa portare avanti il nome di Francavilla e dell'intera area del Sinni. Questo è quello che volevo dire. Bene, ringraziamo l'assessore Romano Cupparo, ecco, diamo il microfono all'assessore Lofiego. Prego, Carmelo. Grazie direttore, io mi associo praticamente a tutto quello che ha detto, quasi tutto Romano, diciamo così. Io volevo solo ringraziare Tania Pisani, la Presidente dell'Associazione, per avermi, come dire, onorato di partecipare molto spesso alle riunioni iniziali e quant'altro, di aver portato il mio piccolo contributo. Come amministratore, ecco, mi associo, ripeto, a quello che ha detto Romano, noi siamo vicinissimi e saremo sempre vicini non solo a questa ma a tutte le associazioni che vorranno dare un contributo per la crescita di Francavilla. Ecco, l'augurio che io faccio a questa associazione, ma idealmente io la faccio a tutte le associazioni e di riflesso all'intera comunità di Francavilla, perché se crescono questo genere di associazioni, se cominciamo a ragionare in termini diversi, a fare cultura in un certo modo, ecco, la crescita vostra sarà la crescita nostra e dell'intera comunità. Grazie Tania e buon lavoro. Bene, allora ringraziamo i nostri assessori, sicuramente saranno presenti il 27 e il 28, ovviamente è una minaccia da parte nostra a loro, li vorremmo vedere in prima fila sia domani in piazza San Giuseppe e dopodomani ovviamente qui, però non dimentichiamo che domenica ci sarà un appuntamento davvero importante, davvero di alto valore, perché verrà presentato qui a Francavilla il libro di Don Marcello Cozzi, Poteri Invisibili. Al momento l'iniziativa è prevista qui in questa piazza, se il tempo dovesse volgere al peggio, questa iniziativa con l'ausilio e l'aiuto dell'amministrazione comunale si farà nella sala consiliare. È davvero un evento importante perché Don Marcello Cozzi, oltre ovviamente ad essere un nostro sacerdote, un sacerdote della Basilicata, ha un ruolo importante a livello nazionale, ricordiamo è il vicepresidente appunto nazionale di Libera, quindi ha un ruolo notevole, un ruolo importante ed è uno stimolo per tutti quanti noi. Allora io congedo assolutamente gli assessori, grazie, non so se vi posso dare la mano perché ho due microfoni, però davvero vi ringraziamo ancora e salutiamo gli assessori con un ulteriore applauso. Ecco, chiederei un po' la collaborazione del pubblico quando gli ospiti salgono e scendono, e insomma aiutatemi con
con un applauso. Bene, allora forse abbiamo parlato un po' troppo, iniziamo con il primo pezzo musicale. Io darei a Vincenzo, ce lo presenta il pezzo. No, il lo microfono... facciamo presentare alle ragazze. Alle ragazze, benissimo. Allora, il microfono, tutti e due i microfoni. Dai. Avete bisogno? Forse sì, e io ve li consegno con piacere. Davvero brave Marilisa Fortunato e Milena Rosato, ma Salerno. Marilisa Salerno. Marilisa Salerno, abbiamo fatto un errore, ma vi accorgerete che sono tantissimi nomi che dobbiamo ringraziare, quindi qualche piccolo errore lo commetteremo sicuramente. Allora, dicevo, mentre ascoltavo questa bellissima canzone, pensavo che uno dei miei compiti di questa sera è di martellarvi, sì, di martellarvi, perché domani sera assolutamente dovete essere presenti in Piazza San Giuseppe, perché racconteremo quattro episodi importanti della storia di Francavilla, alcuni noti, altri meno noti.
ci sarà un sarà una situazione molto suggestiva, con ovviamente degli attori di Francavilla che daranno vita davvero ad uno spettacolo. Alla fine è uno spettacolo, ma vi assicuro che sarà anche uno spettacolo che farà molto riflettere. Quindi vi preghiamo davvero, domani sera, ecco, come siamo adesso, come siamo adesso, ci dobbiamo spostare a Piazza San Giuseppe. La piazza è un po' piccola, però magari stando stretti stiamo anche un pochettino meglio. Allora, dicevo, tanti sono i ringraziamenti, comincio a farli, scusatemi, ma sono importanti, perché quello che vedrete questa sera, che state già vedendo questa sera, e quello che vedrete nelle serate successive è frutto di un impegno non indifferente. Dicevamo del momento gastronomico che insomma, diciamolo, è anche una forma di autofinanziamento. Gli assessori evidenziavano la dinamicità dell'associazionismo francavillese, che è riuscito a generare un cartellone estivo significativo ed importante. Chiaramente questo anche perché probabilmente si sono create delle forme di autofinanziamento, e sicuramente la parte gastronomica in una iniziativa è certamente va in questa direzione. Abbiamo preparato la taverna dei Forgiari, no? Poi ci sarebbe molto da parlare su questa cosa, perché non è proprio vero, anche su questo abbiamo un po' detto, ma i Forgiari è una parola un po' forse troppo dialettale, però poi con il passare dei giorni abbiamo riflettuto e ci siamo convinti che dovevamo essere dei forgiari, no? Dovevamo in qualche misura, idealmente con le nostre mani, provare a dar vita ad una iniziativa, ad un'idea, a portare avanti un progetto. Per la taverna del Forgiaro salutiamo Annina Di Giacomo, Camilla Gianni Belli, forse sbaglio questo cognome, Carmela Spaltro, Donata De Salvo, Gilda Donadio e Maria Scillone. Se vi piace, se i prodotti, se i piatti sono buoni, è per merito loro. Se non sono buoni, vi abbiamo detto a chi vi dovete rivolgere da domani mattina, ma ovviamente i piatti sono meravigliosi. Allora, continuiamo in questa serata. Dicevamo, vi sono degli ospiti importanti che inizieranno a raccontare la storia delle bande musicali, perché in effetti poi vi è stato un avvicendamento, ma ce lo diranno loro. E poi, come ho detto, da questo momento si andrà anche un po' oltre. Allora, io chiamerei sul palco e vi chiederei davvero un applauso notevole, straordinario, che possa sentirsi almeno in Piazza San Giuseppe. Allora, mi pregherei di salire sul palco il professor Antonio Fortunato, l'avvocato Vincenzo Viceconte e l'editore Antonio Capuano. Abbiamo preparato anche un piccolo salotto e quindi tra qualche istante, intervallati da momenti musicali, cercheremo un po' di ripercorrere la storia della banda musicale. È un momento importante, perché davvero cercheremo di fare piena luce su un qualcosa della quale Francavilla deve essere orgogliosa, e quindi questa sera accomodatevi, prego, in ordine sparso. E vi darò tra un attimo il microfono, anzi, se magari qualcuno, Antonio, se mi aiuti, prendi, ecco, Vincenzo, magari si può dare agli ospiti il microfono. E quindi, ripeto, tra qualche istante inizieremo ad entrare un po' nella meravigliosa storia di questa orchestra. Tra l'altro, io oggi pomeriggio vi siete persi qualcosa di molto bello. Alcune persone anziane, probabilmente facenti parte del gruppo, sono venute qui vicino a questa gigantografia a vedere se si trovavano da giovani. È stata veramente un'immagine molto bella, molto toccante, anche perché una persona che tra di voi ha vissuto un'esperienza molto brutta, poi la racconteremo, ed è voluto venire qui questa sera con la stessa giacca
con la stessa giacca di quella giornata atroce, di quella giornata molto grave che capitò un bel po' di anni fa, ma ce lo racconteranno ovviamente i nostri graditissimi ospiti. Allora io direi di partire dal professor Fortunato. Ti abbiamo chiesto la brevità, anche se capiamo che non è facile essere brevi. Poi vi sarà un pezzo musicale, quindi do l'input anche ai nostri amici musicisti e poi chiaramente continueremo nella chiacchierata. Mi raccomando la sintesi, perché è molto apprezzata da chi ci sta ascoltando. Prego, professore. Senz'altro, la sintesi, però bisogna elencare un pochettino tutta la storia. E quindi, buonasera a tutti. Io illustro un pochettino la storia delle bande musicali di Francavilla a nome della nostra associazione Amici della Musica del maestro Salvatore Pisano. Ebbene, noi non abbiamo a disposizione un archivio in cui c'è conservata una documentazione certa sulle bande musicali di Francavilla nel tempo. Abbiamo a disposizione alcuni scritti sulla cronistoria della tradizione musicale locale a cura del dottor Don Nicolino Viceconde, che io conservo gelosamente, così come tanti amici che ne hanno a disposizione una copia, sia per la profonda stima che nutrivo per la sua persona che per l'amicizia affettuosa che si era stabilita tra di noi. Un altro ricordo del complesso bandistico Maestri Pantaleo e Pisani Salvatore e del nostro concittadino Antonio De Vilco, emigrato negli anni 50 con una splendida carriera nella Polizia di Stato, avvocato, ha voluto ricordare ciò che sentiva quando lui fuori ricordava la banda di Francavilla. Voglio partire dallo scritto di Don Nicolino con integrazioni fornitemi da Battista Pisani, il cui ricordo delle bande che si sono succedute è vivo. Partiamo da lontano, da notizie che noi abbiamo a disposizione. Agli inizi del 1800, secondo notizie tramandate oralmente, già esistevano gruppi di suonatori che si esibivano solamente nelle ricorrenze locali, festività religiose, matrimoni, carnevali ed altro. Dopo il 1860 si ebbe la formazione di un gruppo bandistico con l'introduzione di strumenti a fiato e ottoni, il cui maestro era un certo Iannuzzi. Altri musicanti erano Vincenzo Lofiego, Nicola Vitola, Ricci, Ciaradia. Notizie certe però si hanno del complesso bandistico del maestro Pietro Ferrara, fratello del dottor Luigi Ferrara, c'è la via Luigi Ferrara qui a Francavilla, padre dell'avvocato Ferrara a cui è intestata la villa, realizzato agli albori del 1900. Il maestro Ferrara, uomo distinto e di imponente aspetto, diplomato al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, dirigeva con grande maestria il suo complesso che era richiesto ovunque. Si spinse più volte nella Calabria e finanche in Sicilia. Tra i musicanti che facevano parte della banda ricordiamo sempre Iannuzzi, Attadia, Viceconte Luigi, Ferrara Antonio, sarebbe il nonno di Raffaele, quello che ha suonato anche questa sera, che sposò una certa Focoraccio Lucia, dalla quale ebbe due figli, Giuseppe e Annibale, anch'essi poi bandisti nelle bande successive. Stalfieri Filippo, proveniente da Tursi, il nonno di un altro socio della banda, Stalfieri Filippo, sposò una certa Santo Felicetta, De Benedictis Vincenzo, proveniente da Ceglie Messapica, Brindisi, che sposò a Francavilla una tale Capuana Maria Antonia. La banda diretta dal maestro Ferrara non ebbe vita lunga per mancanza di mezzi, e l'altra banda che fu contemporanea della prima solo per qualche anno sorse quasi dal nulla
per l'impegno di un grande solista di tromba di un famoso complesso di Lecce, il maestro De Giorgi Pantaleo, qui venuta da Vernola, provincia di Lecce, e sposata con Giuseppina Panelli. Ebbero molti figli, tra cui Gaetano, Mario e Luigi, tutti bandisti e successivamente validi professionisti. Scusate se faccio questa elencazione, perché questa è la storia che abbiamo raccolto, ma è necessario perché venga tramandata e ci sono i ricordi che ognuno di voi può trarre. Fu ricco, il Pantaleo fu ricco delle stesse doti del Ferrara, per intensa preparazione professionale e per passione rovente per la musica. Il presidente del comitato promotore della banda fu Don Nicola Maria Messuti, parroco di Francavilla, un autentico mecenate della tradizione bandistica, mettendo a disposizione dei bandisti e delle loro famiglie sia moneta, soldi che beni di prima necessità, e a quell'epoca era necessario soprattutto d'inverno. Molto validi e numerosi furono i bandisti, perché si creò una vera scuola di musica. Ricordiamo i fratelli De Risi di Roccanova, Ricciardi, un certo Gaspare di Terranova, che si arruolò successivamente nella banda di carabinieri di Roma, Nicola Donaddio, Rossini di Senise, Viceconte Luigi, De Benedictis, Pecere, Angelo Acquafredda, Carelli Gaetano, Michele De Benedictis e Giuseppe, fratello minore, Luigi Ciance e Pisani Salvatore. La banda musicale ebbe vita fino ad alcuni anni prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi la banda Pantaleo durò cronologicamente prima della Seconda Guerra Mondiale. Ho elencato per ultimo il bravo maestro Pisani Salvatore, suonatore di clarino, perché grazie appunto al maestro Salvatore Pisani nel 1948, quindi ecco un'altra data importante, iniziò l'esperienza del grande complesso bandistico di Francavilla sul Sinni. Il giovane solista Pisani fu contattato a Montemurro per essere ingaggiato nella banda di Francavilla con uno stipendio mensile fisso di circa 450 lire mensili, più vitto e alloggio. Pensate che un maestro di scuola percepiva 100 lire al mese a quell'epoca. Quindi era ben retribuito, perché era una valida promessa. Qui sposò Maria Gaetana Mele, nacquero tra gli altri Battista, Pasquale e Pierino. I componenti della banda erano musicanti già affermati, tra cui Giuseppe Ferrara, il papà di Raffaele Ferrara, capobanda per molti anni, Emilio Salfieri, Piesco Giuseppe, fratelli De Risi di Roccanova. Tanti allievi del maestro rinforzarono l'organico. Ricordiamo Mondino Spaltro, Benito Spaltro, Rocco Ponzio, Ferrara Raffaele, Di Stabile Vincenzo, Maiolino Antonio, Di Santo Umberto, Donato Antonio, la cui abitazione è qui dietro e qui va il nostro saluto per tutti quanti, Sofia Antonio, Vangelo Francesco, Fortunato Sabatino, Maurella Giovanni, Stalfiere Filippo, nipote del vecchio Stalfieri, Pasquale Stalfiere, figlio, Piesco Giovanni, Durante Raffaele, Piesco Ottavia, Ciancio Raffaele e Giuseppe, Lupiano, Gaetano e Mario, Giuseppe e Antonio Stalfiere, figlio di Emilio, Giorazio Antonio, Palazzo Vincenzo e Palazzo Mario, Viceconte Prospero, che negli anni successivi ha tenuto anche un piccolo complesso bandistico con elementi di Francavilla e elementi forestieri. Lopredo Vincenzo, Mainieri Pietro, Martino Salvatore e i figli del maestro Battista, Pasquale e Pierino. Il concerto di Francavilla riscuoteva un successo sempre crescente sia in ambito della regione Basilicata che in quelle vicinori. Ma l'attività bandistica si interruppe la notte del 17 luglio 1957, quando il camion che avrebbe dovuto riportare a casa i musicisti dopo una brillante esibizione a Terranova di Pollino
precipitò tra Senise e Chiaramonte. Perse la vita il maestro di scuola elementare, proprietario del mezzo, Matteo Cosentino, e il maestro della banda Salvatore Pisani. Qui richiamo la vostra attenzione per un minuto di raccoglimento per ricordare i morti e i feriti di quel tragico incidente. Facciamo un applauso alla memoria di queste persone. Ma la vita continua, solamente per la grande forza d'animo dei figli del maestro Battista e Pasquale, nel 1958, ecco un'altra data da ricordare, con rinnovata passione e spirito di sacrificio, la banda continuò la sua attività, riportando successo sia nella nostra provincia che altrove. Pasquale Pisani dirigeva e Battista era capobanda. Facevano parte della compagine, oltre i soliti bandisti, Donato, Piesco, Salpiero Emilio, Sofia, Da Diego, Viceconte, Luigi Accattato, Ferrara Raffaele e il papà Giuseppe, che faceva ancora il capobanda insieme a Battista, Gaudio Belfiore, molti forestieri che non elenco. L'attività bandistica del maestro Pasquale Pisani cessò nel 1968 quando ricoprì l'incarico di professore di educazione musicale nella scuola media. Dal 1968 la banda in dono ridotto continuò la sua attività sotto forma di associazione. Subentrarono tanti giovani allievi del professor Pasquale e di Battista. Ricordiamo Salvatore Pisani, figlio di Battista, Salvatore Liberale, Felice Salerno, Domenico Maurella, Antonio Vincenzo Capuano e il fratello Carmelo, Donatio Giuseppe, Cupparo Sergio, Donato Franco, Liberale Antonio, Fortunato Santino, Mimmo Viceconte, Ferraiolo Vincenzo. Dopo c'è stato un altro concerto bandistico diretto dal maestro Vincenzo Accattato, ma ha avuto una vita breve. Nel frattempo il professor Pisani Pasquale, per i suoi meriti, è stato chiamato a tenere corsi di musica ad Agramonte, a Colobraro e per pochi mesi anche a Senise, e per pochi anni anche a Senise, dove tanti allievi, ragazzi e ragazze, si sono avvicinati all'arte della musica, costituendo altrettante bande sotto forma di associazione culturale. Nell'ottobre del 2006, anche a Francavilla, abbiamo costituito l'Associazione Culturale Amici della Musica Salvatore Pisani, con l'obiettivo fondamentale di far tornare la banda a Francavilla. Ci siamo riusciti ed eccoci qui stasera con la nostra esibizione. Con tanti sacrifici e con l'aiuto di molte ditte per l'acquisto di strumenti, divise e tutto il resto. Non sta a noi dare giudizi, ma una cosa è certa, che a distanza di tanti anni, sono ormai 7-8 anni, quelli che erano dei bambini appassionati di musica sono diventati dei giovani promettenti, sia musicalmente che socialmente. E siccome c'è stato pure l'inserimento di molte persone non più giovani come me, possiamo dire che l'associazione svolge bene il ruolo di integrazione sociale tra diverse generazioni. Vorrei fare alcune osservazioni. Negli anni passati, quando le condizioni economiche erano disastrose un po' per tutti, avviarsi all'attività bandistica, oltre che per passione, significava anche avere un reddito aggiuntivo per le proprie famiglie. La paga giornaliera era una manna dal cielo per tutti. Negli ultimi anni la situazione, ringraziando il Signore, è profondamente cambiata. La musica è stata una passione
e quindi chi l'ha coltivata ha raccolto dei risultati positivi in termini di crescita culturale. Per molti però a Francavilla è stata anche l'occasione, frequentando le scuole dei conservatori, per diventare professore, per diventare la professione della loro vita. Infatti tanti giovani diplomati al conservatorio sono tutti bravi docenti di scuola media e curano anche l'attività artistica sotto forma di complessini e così via. Francavilla ha anche il piacere, grazie proprio alla tradizione bandistica, possiamo dire che in ogni famiglia c'è un musicante o c'è stato nel passato, di avere la scuola media statale ad indirizzo musicale. Potrebbe essere un vivaio per la nostra associazione, pertanto vogliamo rivolgere un invito alle famiglie, ai docenti, di indirizzare gli alunni verso la nostra associazione, affinché la tradizione bandistica del nostro paese possa continuare la propria attività per lungo tempo, ricercando anche altre forme nuove di attività musicale, con l'apporto di persone giovani e più aggiornate. Noi non ci chiudiamo, anzi il contrario, diciamo solamente che divisi nei piccoli centri non si va da nessuna parte. Viva la musica, viva la banda di Francavilla. Quanta passione, avete notato quanta passione ha messo nel suo... Se ho un po' di tempo potrei leggere brevemente i ricordi di Antonio De Minchio della banda di Francavilla. Un minuto? Di più. E facciamo la prima parte, magari. Allora, un minuto e mezzo. Un minuto. Allora voglio leggere i ricordi di un nostro concittadino che è emigrato, nella mente si affacciavano i ricordi belli del paese. E ricordavo quando c'era la festa dei Santi, la festa di Sant'Antonio, tutte le feste patronali del paese. Ebbene, lui ricorda molto bene la musica del maestro Pantalea e del maestro Pisano. Voglio dire, Francavilla a quei tempi, Francavilla a quei tempi aveva una larga tradizione nell'arte della musica. Prima il signor Di Giorgio e De Giorgi, poi il signor Pisani, maestro di musica, praticarono questa arte meravigliosa, ne trasmisero la passione, coinvolgendone l'intera cittadinanza. Il nostro paese ha sempre avuto un buon complesso bandistico sotto quelle direzioni. I componenti di quel complesso erano tutti artigiani. Allora i tempi e le condizioni economiche non consentivano di esercitare una sola attività. I frutti ricavati da quelle artigianali attività non permettevano di vivere dignitosamente. Occorreva perciò abbinare un'attività complementare che consentisse di incrementare il misero guadagno quotidiano. Quei giovani artigiani o allievi apprendisti seguivano dei corsi di musica tenuti sempre dal signor De Giorgio, Pisani e Chiaradio, e poi al momento opportuno venivano inseriti nel complesso bandistico seguendo le sorti nelle varie feste paesane. Ricorrendo poi una festività come quella di Sant'Antonio, la Madonna del Carmine, dei Santi Apostoli, nel nostro paese essi si esibivano per le strade, nelle piazze e davanti alla Chiesa Madre. Restano nella memoria le canzonette, i ballabili eseguite con il clarino da Salvatore Pisani e con la tromba da Luigi Giangio. Ancora restano nella memoria le esibizioni su un palco di legno in pianura di pezzi d'opera, la cavalleria rusticana, la Ida, il Trovatore. La cittadinanza tutta raccolta sotto i riflettori delle luci si portava davanti al municipio in pianura e lì tutte, sotto il fervore di una serata particolare, si eccitavano godendo gli effetti prodotti dalla musica e dall'animazione generale. Quindi vedete gli effetti positivi che la musica, soprattutto in quell'epoca, esercitava sulla nostra popolazione che era dedita al lavoro, al duro lavoro. Io vi ringrazio per l'ascolto, mi scusi se ho dimenticato qualche cosa.
Allora, no, assolutamente ringraziamo il professore Fortunato, tra l'altro facciamogli una promessa, se riusciamo e non ci dilunghiamo molto, magari vediamo di fare un ulteriore passaggio conclusivo. Tra l'altro qui abbiamo un bambino, che perché devo dire una cosa dedicata ai bambini, puoi venire sul palco che ti devo dire una cosa. Vieni un attimo, perché tu stai scalando. Allora, qui c'è un bambino che sta scalando da mezz'ora e ci riesce bene, tra l'altro. Come ti chiami? Non ti chiami? Come Ulisse, nessuno. Allora, dicevo, perché volevo che questo bambino si avvicinasse a me, perché nelle prossime serate vi sarà in particolare un pomeriggio dedicato ai più piccoli. Molto spesso quando si organizzano degli eventi si pensa ai grandi, no? Ecco, come stiamo facendo noi adesso, ed è giusto che si faccia questo. Però abbiamo pensato di voler aprire una parentesi importante, adesso diremo perché, proprio una finestra più che una parentesi dedicata ai più piccoli. Pensate, il 28 pomeriggio, prima del premio Il Passatore, alle 18 vi saranno due eventi importanti. Innanzitutto vi sarà un'animazione con delle, ecco, non sono bravo adesso a dire precisamente cosa, comunque vi saranno dei pupazzi animati, lo dico ai grandi, vi saranno delle persone dentro a questi personaggi di gomma di Disney, e quindi faremo passare un bel pomeriggio e di divertimento ai bambini di Francavilla. Ma intorno alle 18.30 sarà nella piazza presente un ospite davvero importante. Avrete sicuramente sentito parlare del bibliomotocarro, no? Questa esperienza così particolare di un maestro di scuola elementare di Ferrandina che con un forconcino, con un'ape, chiaramente un po' modificato, gira tutta la Basilicata e non solo, a portare dei libri, quindi a far leggere ai bambini questi libri. Quindi questo ormai personaggio, perché lo cercano un po' da tutte le parti, ha avuto anche un sacco di servizi televisivi, sarà qui tra noi. Mi hanno riferito che qualche giorno fa è stato a Francavilla, però è stato in un passaggio, doveva andare, se non sbaglio, verso la Valle del Mercure. Invece il 28 sarà qui tra noi e tra l'altro assisterà anche al premio Il Passatore. Sarebbe anche bello in quell'occasione se qualche insegnante, qualche dirigente scolastico magari prendesse contatti con questa persona, in maniera tale che, non so, a settembre-ottobre POF, non so adesso come si chiamano, permettendo, potrebbe essere qui presente, magari facendo anche delle lezioni ai bambini di Francavilla. Allora, abbiamo ascoltato il professore Fortunato in questo primo segmento, abbiamo fatto un po' la storia questa sera di Francavilla, almeno per quanto riguarda, ecco, l'aspetto musicale. Ora continuerei a dare la parola alla musica, una musica diversa ma ugualmente gradevole. E siamo sempre con il trio. Io ho detto, ma come vi devo chiamare? Noi non abbiamo un nome. Anche Vincenzo per l'anno 21 dovrei avere un nome, anche perché suonate benissimo e quindi assolutamente questo gruppo può avere grande successo. Allora, prego per un altro intervallo musicale assai gradito dalla popolazione di Francavilla. Cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. Lui non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male,
ore allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte, va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito, anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. E quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte, va in giro, in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Marilisa è brava quanto Arisa, siete d'accordo? Bene, allora noi dobbiamo proseguire, salutiamo la signora che è sul terrazzo, come stiamo andando? Sapete perché vi cito? Perché domani sera, signora, se venite in piazza San Giuseppe, succederà una cosa che però non posso dirvi, però io vedendovi su quel terrazzo ho pensato ad una cosa. Ora voi direte, ma che succede? E non ve lo posso dire, quindi se voi venite in piazza San Giuseppe lo scoprirete. Signora, grazie, buona visione da un luogo gradevole come appunto il suo terrazzo. Allora continuiamo, stiamo raccontando un po' la storia del gruppo musicale, ecco, per eccellenza di Francavilla. E darei la parola all'avvocato Vincenzo Viceconte, tra l'altro una persona voglio dire di casa, tra l'altro io ho il piacere di conoscere il figlio, che è un ragazzo dovremmo fare una serata dedicata al figlio dell'avvocato, un giovane di talento, un laureato che chiama ad episcopia. Permettetemi questa parentesi perché è qualcosa che mi colpisce sempre quando ci penso. È un giovane, un bellissimo ragazzo tra l'altro, no?
e poi chiama dei piscopi e chiede, che ne so, i pomodori, viene ad episcopia a preparare le confetture, a mettere, a conservare appunto tutti i prodotti dell'agricoltura, a dimostrazione davvero di una sensibilità, ma anche, io credo, di una vista davvero molto lunga. Davvero complimenti, grazie, per Alberto, grazie, Avvocato. Grazie. Ma non, quindi qualcuno lo conosce. Allora, continuiamo, chiedo scusa. Si chiama come il nonno. Ah, come il nonno, appunto. Ecco, io chiedo scusa per questa digressione e le passo la parola volentieri per continuare questo racconto. Tra l'altro vi sono anche dei filmati che andranno a supportare quanto dirà l'avvocato. Prego. Sì, allora io mi associo a tutti, diciamo, i plausi di compiacimento che ci sono stati per la banda musicale di Francavilla e per la tradizione bandistica di Francavilla. I miei ricordi sono di infanzia, sono legati proprio a quei giorni di festa in cui assistavamo, diciamo, a questa performance da parte della banda musicale del nostro paese, e quindi, diciamo, con vivo compiacimento ho apprezzato l'iniziativa dell'associazione culturale e ho voluto portare un mio contributo, o meglio un mio tributo, un mio omaggio a questa banda che merita tanto e merita di essere ricordata non solo con la narrazione che ha fatto in maniera esaustiva il professor Fortunato, ma anche con dei ricordi visivi, fotografici e filmati. Io ho portato un estratto di un filmato che avevo girato nel 1984 durante una processione della Madonna dell'Assunta, ed è un'emozione, ecco, rivedere tanti volti che non ci sono più, ecco. Guardate, è come se uscissero chissà da dove, è qualcosa di veramente emozionante e commovente. Basta soltanto ascoltare qui in questo momento, poi i commenti li faremo dopo. Assolutamente sì. All'organetto, accompagnato poi dalla banda musicale. 1984. Thank you.
questa è più recente? No, è sempre la stessa sempre situazione, per dimostrare appunto quanto era pure difficile fare il bandista all'epoca, perché le case delle nostre campagne non erano raggiungibili così facilmente, per cui vedete che cosa bisognava fare. Ma questa processione si fa ancora? Si fa ancora, ma non in questo modo più. Adesso si gira soltanto intorno alla cappella. Ah, ecco. Invece prima si girava attorno in tutte le case del, diciamo, del vicinato. Di giorno o di sera? Di giorno si fanno queste. Anche adesso? Sì. Questo per dimostrare appunto i sentieri impervi che percorrevano i bandisti suonando addirittura. Adesso vedremo una scena in cui fanno un sentiero in salita e continuano a suonare come se niente fosse. Nel secolo scorso ci facevamo di sudate terribili a mezzogiorno. Adesso le persone si lamentano anche di sera, invece questa processione continua a farsi di giorno. Sì. Però dicevo che era pesantissima, diciamo. Però c'è la frescura degli alberi. Però. Chiediamolo ai bandisti com'è. Dappertutto, ripeto, anche su sterrati, sentieri veramente impervi, ed era come se niente fosse, ripeto, suonavano dopo una giornata di duro lavoro, dalla mattina fino all'ora tarda, in effetti andavano a suonare. Guardate questa salita praticamente, è vicino al Catarozzo in effetti. Vicino alla casa dove non funge, le carte non funge. Stiamo parlando di 30 anni fa. Sì. Molti avranno riconosciuto visi e volti che non ci sono più, e quindi anche di parenti, di cari che veramente hanno dato tanto alla banda di Francavilla. Era composta quasi tutta la gente del posto, di Francavilla. Veramente è stata una fucina di artisti, di musicisti che
che hanno dato veramente lustro al nostro paese e anche tuttora danno lustro al nostro paese. Adesso che ci farà il francese, un bandolino francese, ecco qua. All'epoca è che ci portiamo dentro ancora noi, nelle orecchie, nel cuore, ci rimbombano sempre questi ritmi, ecco perché questo attaccamento alla banda musicale di Francavilla. Direttore, volevo dire che ho portato anche una quarantina di fotografie che ho messo in ordine cronologico a partire dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri, si può dire, dato che io sono un cercatore del tramite. Facciamo storico. Un applauso all'avvocato che ci ha fatto un regalo straordinario. Grazie. Davvero bellissimo. È un onore essere qua a dare un tributo alla nostra banda. Facciamo partire quindi, queste sì, 40 fotografie. Foto. Questa è la banda, il gruppo bandistico diretto dal maestro Ferrara, ai primi del, verso fine 800. Questi siamo ai primi del 900. Queste sono delle lastre fotografiche fatte da mio nonno Vincenzo di Nubila, che ho trovato nella soffitta di mio nonno, che sono inedite queste due o tre foto. Accidenti. Che nessuno ha mai visto. Qui siamo alla processione di Sant'Antonio, si vede in fondo la statua del santo. Qui siamo nella villa, praticamente vicino all'attuale scuola elementare, sempre la processione di Sant'Antonio, diciamo i volti dell'epoca e i vestiti anche. Qui siamo in questa piazza proprio, nel 1920-25, piazza Mainieri. Qui è la banda diretta dal maestro Pantaleo De Giorgi. Qui siamo nel 1935, ci sono dei bandisti ai lati della statua della Madonna dell'Assunta, siamo alla Seccagna. Qui la Madonna di Pompei accompagnata dalla banda con Nicola Maria Messuti, il prete, Don Nicola Maria Messuti. Qui con le istituzioni. Ecco, qui è praticamente la gigantografia che abbiamo alle nostre spalle, sì, e sì. Siamo intorno agli anni 30 pure, con Don Carmelo Fiordaliso, 37, mi dice Antonio. Questi sono dei componenti di Francavilla. Foto davvero preziose. Sì, qua siamo già nel 48, l'anno di fondazione del maestro proprio Pisani, Salvatore Pisani, sì. Esatto, qui è la cassa armonica che poi per un periodo non si è usata più, non capisco perché, che dava una certa sonorità però alla musica dell'epoca, certo, una certa certo. Risonanza. Qui è in una dei, diciamo, delle sue esibizioni fuori paese. Qui siamo nel 1960 con il professor Pisani Pasquale davanti alla chiesa. Qui sempre la cassa armonica illuminata. Sì, c'è pure mio padre. Qui è la Ida suonata dai nostri banditi. Accidenti.
No, è stata sempre apprezzata anche fuori dal nostro paese la banda di Francavilla. Ecco, questo è il capobanda Giuseppe Ferrara. Siamo nel 61 qui, non si legge bene, ma siamo nel 61. Sì. Ecco, questo è un manifesto pubblicitario del 63. Sì, l'ho visto. Ecco, dove avevo messo pure mio padre in alto a destra, dove appunto era sindaco all'epoca, e quindi si facevano pubblicità anche attraverso l'immagine del sindaco. Sponsorizzava il comune. Sì, questo è un gruppo di bandisti, tra cui si vede anche Battista Pisani, Pierino, Ferrara ed altri. Qua c'è da Diego, se non vado errato, i due da Diego. Sì. Qui siamo in un altro paese e in primo piano si vedono i nostri compaesani. Davvero foto molto belle e significative. Sì, Pietra Pertosa, qui siamo a Pietra Pertosa 1966. Qui siamo nella villa comunale di Francavilla, questa qui di fronte a noi, 10 agosto 66. 66, sì. Sì. Con la guardia comunale. Mancatore. Qui siamo con Carmine Lofiego ai piedi della statua della Madonna del Carmine. E c'è Battista Pisani. Siamo negli anni 60 pure. Questo è un altro aspetto della cassa armonica. Altri momenti. Altri momenti in altri paesi. Certo. Ecco, questo è un tributo alla presidente Tania. E bambina, si vede con gli occhiali a destra. Dove? Tra le bambine. Tra le bambine con gli occhiali. Ecco. Ah, ecco. Qui siamo sempre nella villa comunale con il fuochista Logatto che anticipa la banda. Sì. E qui siamo tra i giovani che adesso sono già grandi, però è chiaro. Liberale Maurella, Accattato forse pure. Ecco, qui invece è un momento in cui si vede il maestro Pisani che dirige i studenti della scuola media. Con il flauto? Con il flauto, aveva fatto una bella, diciamo, formazione. Qui c'è l'insediamento dell'amministrazione comunale di mio padre, accompagnato dalla banda, chiaramente, dell'epoca. Si vede Pierino pure qua, la stessa cosa, con la bandiera in fondo. Siamo nella via Nuova Vecchia. Può sembrare un ossimoro, ma è così. Via Nuova Vecchia, direttore. La via Nuova Vecchia. E qua siamo più nei tempi recenti, con Piesco, pure in primo piano. Qua già siamo con le foto a colori. Sì. Siamo negli anni 80 proprio. No, siamo proprio negli anni 2000 appena. Ah, 2000. Quindi sì, proprio negli anni 2000, qua si vede qualche componente, qualche orazzo. L'associazione attuale. Sì. Siamo alla fine proprio delle proprio fonte. Alla fine, bene. Qui è nella chiesa di Francavilla, nella chiesa madre, concerto di Natale. Si vedono tutti i componenti più o meno. Questo è un particolare, liberale e da Diego, se non vado errato. Ecco qua i tromboni. E con questa più o meno finiamo. Ecco qua il professor Fortunato pure, che questa sera non ci ha deliziato della sua musica. Qui siamo in piazza Viceconte, è un concerto. Un'altra esibizione, poi credo che abbiamo finito con l'ultima foto che ritrae, ecco, attorno alla villa comunale e le strade del paese. E quindi ho voluto dare quest'altro tributo alla nostra banda.
Perfetto, allora un altro applauso per l'avvocato che davvero ci ha analizzato questa sera con queste immagini. Io credo che un ultimo giro lo riusciamo a fare, ovviamente compreso il nostro carissimo editore, però io vorrei fare un po' una carrambata, vediamo se mi riesce, però ho bisogno di una persona autorevole e importante. Io sto guardando, però lui non pensa che lo stia guardando, perché diciamo in questa direzione ci sono molte persone. In questo momento ha le braccia conserte. Don Franco Lacanna, prego, prego sul palco. Don Franco, un saluto all'associazione. Tra l'altro, se mi riesce, io gli devo far raccontare un episodio a Don Franco, se mi permetterà. Don Franco, un minuto perché la sua presenza è beneaugurante per l'associazione e ovviamente per tutti quanti. Lo facciamo un applauso a Don Franco? Tra l'altro voi non l'avete visto, quando ho detto una persona con le braccia conserte subito ha tolto le braccia nella posizione che avevo descritto. Allora, mentre Don Franco sale sul palco, per un saluto e un aneddoto simpaticissimo che non so quanti conoscono e speriamo che riusciamo a farglielo raccontare, io vorrei ringraziare un po' di forgiari e quindi Desiderio Placanico, la pizzeria Dal Frate, Bar Piepa, tappezzeria Calvo Maria, la protezione civile, il corpo dei vigili urbani. Questi ultimi non sono dei forgiari ma sono davvero delle persone splendide, delle organizzazioni importanti, Anna La Rocca, Antonella Lovaglio, Gabriele Di Giacomo, Daniele Cupparo, Giuseppe Ziella, il cameraman magnifico Marcello Arrigosi, con il quale collaboreremo sicuramente, Mario Cafaro, la Mimosa Fiori, Emanuele Donaddio e Vincenzo Ferraioli l'abbiamo anche salutato, Graziella bravissima. Allora, Don Franco, un saluto e poi quell'episodio particolare che capitò una mattina al freschissimo sacerdote Don Franco Lacanna. Ascoltatelo perché è divertente anche se è un po' particolare. Prego Don Franco. L'episodio lasciamolo da parte perché lui è l'autore. Innanzitutto saluto Mario perché c'è un'amicizia di 34 anni fa, più o meno. Buonasera a tutti, un saluto particolare a Tania e a tutta l'associazione che è nata. Quando delle persone si mettono insieme per un ideale è sempre un momento importante, non solo per le persone ma per tutta la comunità. Io auguro a questa associazione nascente veramente un buon lavoro, perché da quando ho capito, io sono stato presente proprio all'inizio dei primissimi incontri, hanno degli obiettivi molto profondi, con un taglio culturale, e questa sera stiamo incominciando un po' a vedere un po' alcune radici di una realtà che è viva nel nostro paese, qual è la banda. Quando un'associazione vuole fondare la propria vita associativa sulla cultura, cioè sulle radici, sul modo di vivere, di essere, di esprimersi della nostra realtà, è sempre un momento altamente formativo, non solo perché si ricordano dei valori racchiusi attorno a una manifestazione qual è la banda, ma nello stesso tempo può essere educativa per tante nuove generazioni, perché la banda è un'arte, la musica è un'arte, cioè la musica sprigiona le energie più belle dell'animo umano. Quindi complimenti a questa associazione che non so se a caso o volutamente ha dato inizio alla sua manifestazione da questa realtà che è così importante nel nostro paese. Auguro di continuare sempre così, auguro a questa associazione di essere viva, perché il nostro paese, caro Mario, e qui c'è Romano e Carmelo possono confermare, è ricco di associazioni, però purtroppo bisogna dirle che alcuni
si sono arenate, e quindi questa nuova associazione vuole essere uno slancio per una vitalità di tutte le altre associazioni, perché ripeto, abbiamo bisogno di incontrarci, di stare insieme, di crescere insieme su dei valori importanti per la nostra vita francavellese. Auguri a tutti e buon proseguimento. Don Franco, dovete raccontarlo questo episodio, ma è troppo sfizioso. Bisogna fare attenzione con i giornalisti, perché qualche confidenza così di personale te la ritrovi un giorno sul giornale. Infatti, come è capitato a me, mi sono ritrovato questo piccolo aneddoto che le avevo confidato sul suo giornale, sul Lega della Basilicata. Alla faccia dell'amicizia certe volte, no? E l'episodio era questo: era un giovanissimo prete, era prete da qualche mese. Mi sono ritrovato da solo in un paese di questo mondo andare a benedire una persona anziana che era morta nella barca, no? Allora era la mia prima esperienza in merito. Sono andato a prendere l'aspersorio in questa chiesa che non conoscevo, l'ho trovato, mi sono recato presso questa bara e stavo per aspergere il morto, ma l'acqua non usciva. Ho svitato un po' di più l'aspersorio e non usciva. Ho svitato un altro poco, appena svitato, la testa dell'aspersorio va a finire in testa al morto. E allora potete immaginare cosa è successo. Lì per fortuna era una vecchietta, ma molti per il ridere, non so, eccetera eccetera, no? Alla fine però speravo che qualcuno andasse a prendere testa dell'aspersorio. Ci ha rimesso l'aspersorio. No, non volevo perdere l'aspersorio. Allora, con la paura che poi il morto si svegliasse, piano piano ho preso, e voi potete immaginare le persone presenti che cosa hanno detto. Questa piccola confidenza che fece una volta a lui, conoscendolo, mi sono ritrovato. Attenzione ai giornalisti. Buonasera. Grazie. Grazie Don Franco, è davvero una persona di spirito, tra l'altro anche non conosciamo questa persona che è purtroppo defunta, ma insomma ne abbiamo parlato con rispetto ovviamente, però l'episodio diciamo meritava. Allora, se possibile, un altro momento musicale con Vincenzo e le bellissime, bravissime ragazze, e poi continueremo con Antonio Capuano. Non la faremo lunga, quindi siamo già nella parte finale, quindi rispetteremo più o meno i tempi che ci eravamo dati. Bene, allora un altro pezzo musicale, prego Vincenzo. Ricordo, cercavo amore alla fine mia.
quanto ti amo, non mi ricordo. Allora, come abbiamo detto, diamo il microfono ad Antonio Capuano, però con una velocissima premessa: Antonio Capuano è un personaggio importante, davvero un forgiaro doc, nel senso che grazie a lui, grazie alla sua, alle sue conoscenze, a quanto lui ha fatto finora, grazie a questo materiale siamo riusciti ad avere quelle ispirazioni giuste per proporre questo evento, ma lo scoprirete passo passo nelle prossime giornate. Allora, Antonio, vediamo se riusciamo a cucire, a completare un po' questo racconto della banda. Sono state dette già tante cose, ecco, se vuoi aggiungere qualche altro elemento e poi faremo un passo avanti. Io non aggiungo niente perché lo hanno già fatto bene, quindi voglio dire che la banda è un elemento importante per Francavilla, è una voce di Francavilla in tutta la zona e quindi deve andare avanti, questo è. E quindi sicuramente va sostenuta, e tra l'altro il professore dava anche degli input, dava degli spunti, no? Perché con l'indirizzo scolastico di un certo tipo potrebbe generare sicuramente nuova linfa, potrebbe far sì che Francavilla, la banda di Francavilla, avesse tanti francavillesi, non perché chiaramente gli elementi degli altri paesi non sono graditi, però è fondamentale. Tra l'altro qui abbiamo un esempio, ora al di là dei campanilismi che sono davvero poca cosa e sono inutili, ma abbiamo l'esperienza di Senise molto positiva, l'Istituto Nicola Sole che offre davvero un serbatoio immenso di giovani talenti. Tra l'altro questi giovani talenti da qui a breve potranno soffrire di una serie di servizi che mi pare saranno offerti a livello di conservatorio, che saranno offerti qui nella Valle del Sinni, ma ovviamente non possiamo aprire questa parentesi. Antonio l'abbiamo un po' forzato perché non voleva salire sul palco, poi ci siamo riusciti. Tra qualche minuto faremo un'altra forzatura con un'altra signora che ha dato vita ad una bellissima mostra. Stiamo parlando di Ninetta Ciminelli, anche lei c'è stata una trattativa
serale notevole. Io non so se poi alla fine riusciremo a farla salire sul palco, perché anche lei è una signora davvero assai profonda, assai sensibile, ed è giusto che abbia un minimo di vostra attenzione. Antonio diceva: io non sono un grande parlatore, a me piace scrivere, piace ricercare, ed ha preparato, non so come definirlo, un po' quasi un messaggio alla nazione, no? Un messaggio a Francavilla. Sappiamo che Antonio ha una penna birichina, no? È una penna abbastanza particolare. Ascoltiamo con piacere quello che ci vorrà dire. Prego Antonio. Sarà molto breve, perché questo mi fa paura, il microfono. Fra i paesi qui intorno, Francavilla è quello più giovane, e nonostante sia recente e ricco di storia e di storie, però devo dire che fino agli anni 50 mai nessun francavillese si è cimentato a recuperare le nostre radici. Negli anni 20 in poi è stata scritta qualcosa dal parroco Don Biagio Rossi, e poi niente più. Negli anni 50-60 la storia di Francavilla e del brigantaggio è stata scritta da gente di altri paesi nel volume San Severino Lucano di Don Camillo Perrone e nella Gonogrese del professor Giuseppe Guida. Negli anni 70 da emigrante manovale in Svizzera, e con pochi studi sono tornato per stabilirmi definitivamente a Francavilla. Da allora ho cominciato da autodidatta a fare culture di ogni genere, recuperando storia e storie e organizzando alla grande la prima mostra di pittura. Nel mio paese, dove pensavo di trovare terreno morbide, ho invece trovato pietre dure, ma con tenacia me la sono cavata. Grazie a tanti amici di culture non francavillese che hanno creduto in me e mi hanno dato la forza di andare avanti e di raggiungere il traguardo che semina prima o poi raccoglie. Dopo me, altri studiosi si sono cimentati nel recuperare delle nostre radici, facendo con più approfondimento e professionalità. Di queste persone sono fiero e ho piena stima. Vorrei che tanti altri si cimentassero nel recuperare tante storie e storie che ancora sono nascoste. Nel mio piccolo ho fatto del mio meglio, sia come editore, come discografico, autore e scrittore. Tante mie piccole opere oggi sono in giro in Italia e nel mondo. Penso che anche questa sia storia e valorizza Francavilla. Le pietre dure che ho trovato le ricambio con il bene e l'amore per Francavilla e i francavillesi. Però il mio paese è sempre il mio paese, che ogni giorno alimenta la mia fantasia. Un grazie affettuoso a tutti. Ringraziamo ad Antonio, una lettera, un messaggio, più che una lettera schietta, ma sincera ed appassionata. E dove c'è la sincerità e dove c'è la passione c'è il cuore, quindi assolutamente queste righe vanno viste, vanno interpretate, vanno lette come degli spunti positivi, degli spunti propositivi. Ninetta, dove sei? Proviamo a chiamarla, io non so se ci riuscirò, ci proviamo. Ninetta, dove sei? Vediamo, saranno quelle parti, vediamo. Se magari qualche... Eccola, sta arrivando, mi ha fatto un saluto da lontano, quindi vuol dire che allora è disposta ed è disponibile ad una brevissima intervista. Lei mi ha chiesto: ma cosa mi chiedi? Io gli ho detto: beh, parliamo della globalizzazione, della campagna di Russia di Napoleone, e poi magari se ci resta del tempo vediamo un po'. Ovviamente non sarà così, ci faremo raccontare brevissimamente, perché ci avviamo alla conclusione della serata con degli interventi, no, potete rimanere perché faremo, chiuderete voi con degli interventi di 2 minuti l'uno, per chiudere al meglio la serata, e poi dico al gruppo musicale una sigla di chiusura. Allora, Ninetta si vuole sedere, va bene, è giusto che si sieda. Perfetto, tra l'altro l'avvocato è gentiluomo.
Bene, allora, Ninetta, allora, diciamo, all'ingresso della villa vi è una tua mostra, chiaramente vi sono dei tuoi quadri, bellissimi tra l'altro, anche molto grandi, anche davvero che permettono così, ecco, di essere rapiti in qualche misura, in qualche modo, dai tuoi pennelli, ecco, anche se lei mi raccontava una cosa bellissima, la voglio dire io perché è troppo bella. Lei quando ha iniziato a dipingere, no, pensate, non dipingeva con le matite, con gli altri materiali, ma addirittura dipingeva con le mani, con i polpastrelli, con le dita, quindi davvero qualcosa di bello, di straordinario, di poetico, di romantico, no? In qualche misura. Allora Ninetta, noi ti abbiamo alzato la palla, ti piace la pallavolo? Insomma, così e così. Allora, noi ti abbiamo alzato la palla, mo devi fare una schiacciata di quelle che fanno vincere un campionato del mondo. Prego, Ninetta. Allora, la mostra come sta andando, insomma. No, sta andando bene. Il microfono vicino alla bocca. Sta andando molto bene. Più vicino alla bocca, ancora di più. Ancora di più. Ok, vai. La mostra va bene, vi ringrazio tutti, non è la prima volta che la faccio, però questa volta c'è un motivo per farla in più, perché c'è lui che dà una mano per farsi anche conoscere un pochino. E quindi grazie a tutti per chi l'ha voluta vedere, perché la sta vedendo. Ecco, dicevamo con Ninetta, no, gli ho fatto una domanda, ma tu ti senti un po' una mosca bianca, no? Voglio dire, l'artista è una persona è una persona probabilmente con maggiore sensibilità, però nei nostri paesi, no? C'è, non so se si dice pure qui, no? Posso dire una frase dialettale, perché poi sentirete un po' il dialetto nelle prossime serate, in particolare nella serata di domani, no? Si dice Ninetta dalle nostre parti, ma te non ha capo fresca, no? Così si dice. Tu, c'è stato qualcuno che nella tua vita ti ha detto ma tu Ninetta ne sa capo fresca? Penso di sì, però per le persone magari l'avrebbero voluta avere loro la capofresca, ma non ci sono mai riuscite ad averla. Brava, brava, brava. È un po' difficile averla in questo modo, braga. È giusto, no? È già a suo agio, parla, dialoga con... ormai possiamo lanciare per quei salotti televisivi pomeridiani che magari. Magari, che loro ci sanno fare. Ah, loro ci sanno fare. Ok, allora, concludiamo questa breve intervista, ci scusiamo ma ci stiamo un po' dilungando. Ecco, allora, c'è un sogno nel cassetto, mi dicevi qualcosa mentre ti intervistavamo prima. Sì, ho intenzione di continuare a fare mostre, a fare dei lavori più interessanti di questo. Benissimo, quindi c'è sempre la voglia di migliorarsi e di continuare però in quest'arte, in questo dono, in questo talento che tu sicuramente hai avuto. Ninetta, ti ringraziamo e ci vediamo domani, dopodomani, fra quattro giorni. Grazie a tutti. Bene, grazie. Sì, assolutamente puoi scendere. Sei autorizzata a farlo, chiaramente stiamo scherzando. Allora, un ultimissimo giro di così per chiudere un po' questa bellissima serata in cui abbiamo raccontato un pezzo della storia di Francavilla. Domani sera ne racconteremo degli altri e lo diremo alla fine. Allora, al professore il microfono, 2 minuti a testa, poi uno spot che vi devo assolutamente fare e poi gli amici musicisti ed artisti concluderanno nel modo migliore la serata. Professore Fortunato. Io sono felicissimo di essere qui stasera, di essere stato qui stasera, perché può essere il presupposto, la condizione necessaria per far sviluppare Francavilla dal punto di vista culturale, sociale e io aggiungo anche economico, perché un paese non può morire con un'immigrazione di giovani, perché la cosa importante è la cultura, ma accanto alla cultura deve svilupparsi il lavoro per i giovani, per fare la formazione di famiglia, e quindi è necessario che tutti quanti, associazioni, uomini di buona volontà, chi ha capacità, potenzialità, ci mettiamo insieme per trovare quelle energie, quelle spinte per far decollare da Francavilla iniziative economiche. Io ho accennato brevemente in un mio articolo su Francavilla in forma
che non vogliamo i pozzi petroliferi perché i nostri pozzi di petrolio ce l'abbiamo qui. Noi a Francavilla, brevemente voglio dire, ricollegandomi alle notizie storiche di Capuano, abbiamo la certosa del convento di Francavilla. Ebbene, una certosa su cui dal 90 è stato posto il vincolo di bene ambientale e monumentale, come tale è rimasta. La certosa si sta degradando perché c'erano i ruderi a cui erano abbarbicate l'edera. L'edera è morta, è seccata e quindi i ruderi si stanno degradando e quindi vengono giù le pietre. E stiamo commettendo un delitto ambientale di prima natura, perché la certosa di Francavilla è stato il centro da cui è nata Francavilla, la nostra Francavilla, perché Francavilla si chiamava Villa Franca. Villa Franca che voleva significare proprio franca nelle tasse, perché i contadini che venivano qui a lavorare i territori estesi donati dal conte di Chiaramonte venissero lavorati senza pagare le tasse. Ebbene, da questo nucleo è nato Francavilla, che io insisto che si chiama Francavilla sul Sinni e non Francavilla in Sinni, perché il comune già ha fatto una delibera proprio in questo senso, e quindi dobbiamo dare anche un senso un pochettino alle cose che facciamo. Quando si fanno delle iniziative bisogna portarlo a termine. Allora, scusa un pochettino se sono un po' più lungo, ma dicevo, i nostri pozzi di petrolio sono qui. Ho detto il convento da cui potrebbe partire un'iniziativa turistica. Ho detto abbiamo un'area golenale vicino tra Sinni e Francavilla, sono 30 anni quell'area è deserta, non è stata utilizzata neanche una zona di terreno. Ebbene, noi dobbiamo partire da queste iniziative per creare lavoro, quindi con il lavoro c'è la cultura e c'è lo sviluppo della vita sociale del comune. Insieme, ripeto, io voglio, non voglio essere noioso e un pochettino testardo, ma insisto che non dobbiamo disperdere le energie con tante associazioni, come diceva Don Branco poco prima, che poi nascono e nel giro di poco tempo spariscono. Io dico questo e quindi miglioriamo tutti insieme per far crescere la nostra Francavilla. Do un augurio all'associazione La Forgia del Sinni a che contribuisca insieme a noi appunto a queste finalità che ho detto prima. Buonasera. Grazie professore Fortunato. Rimanga seduto, prego avvocato. Sì, giusto per fare qualche considerazione, anche se non avevo preparato nulla, però proprio due minuti proprio. Io voglio dire questo, che pur vivendo, diciamo, proprio perché vivo all'esterno del mio paese, quindi vivo a Episcopia, posso parlare forse in maniera più obiettiva e posso dire che ho notato una certa vivacità sociale e anche amministrativa e politica, perché anche nella contrapposizione dei rispettivi, diciamo, ruoli politici o delle rispettive posizioni, ho notato che c'è un fermento culturale che può essere il seme per una crescita, diciamo, migliore rispetto al passato. Ricordo un po', il professor Angelo Fortunato mi può dare conferma, un po' l'epoca in cui mio padre ha fatto l'amministratore, il sindaco illuminato di Francavilla per 20 anni, dal 62 all'81, e all'epoca c'era una certa vivacità, con la differenza che all'epoca non c'erano le associazioni. Siamo d'accordo che ne saranno tante qui a Francavilla, ma ben vengano queste associazioni, e quindi io mi unisco al coro di consensi per questa nuova nascita della Forgia del Sinni, della nascita della Forgia del Sinni, e rivolgo sia alle associazioni ma anche all'amministrazione comunale un invito a che i nostri beni vengano valorizzati. I beni storici ne abbiamo pochi qui a Francavilla purtroppo, però dobbiamo compensare, dobbiamo puntare sul turismo. Allora, quella proposta che ho fatto anni fa, la turra che sarebbe poi il palazzo delle decime, dove si raccoglievano i grani, i prodotti della terra che i contadini portavano ai monaci, è stata restaurata, è quasi pronta. Perché non fare lì una mediateca in cui raccogliere fotografie, video, filmati? Abbiamo la fortuna di avere due fotografi, uno è mio nonno Vincenzo Di Nubra e l'altro è il fratello Prospero Di Nubra, che hanno raccolto 600 fotografie o 700 fotografie dei primi del Novecento,
fino agli anni 50, potrebbe essere un attrattore importante per eventuali turisti che potrebbero essere interessati a venire a visitare proprio questo tipo di patrimonio etnografico che si è, diciamo, creato qui a Francavilla, che è uno dei pochi paesi che sono in crescita, al contrario, diciamo, degli altri paesi vicinori. Ecco perché io vedo con un certo ottimismo, diciamo, il futuro di Francavilla e faccio i migliori auguri a tutti per una crescita migliore. Grazie. Ringraziamo l'avvocato Viceconte e diamo la parola al nostro carissimo editore Antonio Capuano. Io mi voglio ricollegare sia a Vincenzo che a Antonio a quanto riguarda il recupero della Certosa, di tante cose. Io questo l'ho fatto 40 anni fa e l'ho fatto per 40 anni di seguito a martellare, però sono stato sempre da solo. Gli altri sono stati sordi, non hanno mai capito, ma però adesso io sono felicissimo che cominciano a capire che la cultura, che valorizzando la storia, le nostre radici e anche turismo e ricchezza. Quindi adesso cerchiamo di andare avanti e recuperiamo tutto il tempo perduto in 40 anni, da quando io lo dicevo. Speriamo di farcela e credo che ce la faremo. Un saluto a tutti e buonasera. Allora, davvero questa serata è finita in un certo modo. Non vi alzate, attenzione, perché devo fare lo spot, ma veramente 30 secondi poi chiuderemo in bellezza con la musica. Allora, compiti a casa, prendiamo gli appunti. Allora, domani sera alle 21:15, cercate di essere precisi, faremo questo spettacolo storico dove vi sono delle cose che in qualche misura già sono state anticipate. Piazzetta San Giuseppe, ci sarà anche la chiesa aperta per l'occasione e quindi ci vedremo lì. Primo appuntamento. Secondo appuntamento il giovedì, quindi il giorno dopo, già dalle ore 18 vi saranno degli spettacoli per i bambini, quindi i vostri figli e anche voi stessi, perché poi, voglio dire, sono i bambini ma si divertono anche i grandi, quindi se per favore potete portare i vostri bambini perché ci sarà da divertirsi. Poi ad un certo punto vi sarà un divertimento intelligente, perché arriverà il maestro Antonio Lacava da Ferrandina e darà vita ad un incontro con questi bambini. Verrà con un carrozzino pieno di libri e non solo e socializzerà con i bambini di Francavilla. A seguire, attenzione, vi sarà il premio dedicato al passatore, ne parleremo nei prossimi giorni. Vi saranno degli ospiti importanti, degli ospiti davvero significativi che daranno valore alla serata. Non finisce qui. Domenica 31 agosto vi sarà la presentazione del libro di Don Marcello Cozzi, Poteri Invisibili, in cui si racconteranno tutte le vicende un po' anche di cronaca nera, purtroppo, che sono accadute in Basilicata. Parliamo di Elisa Claps, parliamo dell'insegnante di Lago Negro, parliamo di Ottavia De Luise, quindi di persone scomparse e anche di vicende poco chiare, poco note anche nella nostra cosiddetta isola felice, che poi tanto felice non è. E quindi questi sono gli appuntamenti per le prossime serate. E però permettetemi di dire davvero un'ultimissima cosa: ad ottobre, non lo dovevamo dire ma lo anticipiamo, ad ottobre qui a Francavilla ci sarà un evento davvero davvero importante. Ci sarà la presentazione di una cosa significativa che avrà un valore straordinario, ma che ancora non vi diciamo, però sappiate che ad ottobre vi sarà un evento davvero importante, importantissimo, non solo per la città di Francavilla, ma per tante realtà che hanno avuto l'onore e il piacere di conoscere una persona e di sapere di una storia davvero molto importante. Allora, a questo punto la serata termina qui. Io passerei subito la linea alla musica nuovamente e vi salutiamo e vi ringraziamo per questa presenza. I forgiari sono ancora pronti, prontissimi per gli ultimi piatti che sono andati a Ruba, e davvero vi ringraziamo
anche perché in questo modo avete sostenuto concretamente e praticamente l'associazione. Allora, subito con la musica, con Marilisa, che domani la vedrete in altro modo, ancora più bello di questo, ecco. E quindi davvero appuntamento a domani sera. Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti, a domani sera. Prova. Cioè, per gli affondano. Fanno gli spusti. Prima, buona cosa.
buonanotte. Da Marilisa, Milena e Vincenzo. Grazie. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte. Allora, bravissimo. Finito.